A urne chiuse si aprono i commenti, in particolare per i comuni più grandi, Teramo e Silvi, degli esponenti politici. Il coordinatore e sottosegretario della Lega, Luigi Teramo, esprime soddisfazione per la vittoria di Scordella a Silvi, mentre critico e non va per la leggera sui risultati a Teramo ottenuti da Carlo Antonetti. Lo ascoltiamo al microfono di Marina Moretti. La grande azione amministrativa che ha portato avanti il sindaco Scordella, la Lega e tutta la coalizione di centrodestra, ed è un grandissimo risultato perché è una vittoria al primo turno schiacciante. Ricordavano una festa con Matteo Salvini, si ripeterà secondo lei? Assolutamente sì, è un impegno che il nostro leader ha preso anche nell'ultima visita qui a Silvi. Per quanto riguarda l'analisi su Teramo, è evidente che se si lascia come centrodestra la possibilità di individuare il candidato sindaco ad Azione, che è un partito che non fa parte del centrodestra e che al governo e al Parlamento nazionale è in opposizione, l'elettorato va in confusione, l'elettorato non capisce, l'elettorato non comprende, e questi poi sono i risultati. Soddisfatto invece il senatore e segretario regionale del PD Michele Fina per la rielezione di Gian Guido D'Alberto a Teramo. Fina parla dell'asse PD Movimento 5 Stelle e anticipa la domanda di Anna Di Giorgio. Continuerete così, immaginiamo. Il Movimento 5 Stelle, noi abbiamo costruito coalizioni e alleanze dovunque è stato possibile, in tantissimi luoghi. Amministriamo ancora già adesso a Sulmona, a Chieti, in molte altre città. È chiaro che il percorso che noi vediamo davanti è mettere insieme tutte le forze alternative alla Giunta Marsilio, Terzo Polo, il 5 Stelle, le forze di centrosinistra, i movimenti civici che nella nostra regione sono molto importanti. Lavoriamo su questo da anni. Sulla sconfitta del centrodestra a Teramo, Eter Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e senatore, alla considerazione del direttore Carmine Perantuono risponde così. Occorreva costruire una candidatura magari un po' prima rispetto ai tempi in cui Antonetti ha avuto questa scelta di scendere in campo e magari aggregare Antonetti stesso al centrodestra. Sì, sicuramente i tempi potevano essere maggiori, il centrodestra aveva ragionato su una candidatura nell'estate diversa nella figura dell'avvocato Gatti. Io ritengo che la coalizione che si è costruita oggi a Teramo possa essere anche per tramite dell'avvocato Antonetti un buon punto di partenza per costruire l'alternativa al sindaco uscente.